di parole consumate e che quindi sia un ritorno anche a quello che l'onestà della poesia, perché Sabba chiamava parola onesta, onestà nel senso che venga dal profondo, che non si presta a bugie, che torna agli inizi di quella che è la parola poetica, e questo mi pare che sia una straordinaria educazione, dicevo poco per educazione ai sentimenti, perché certo, leggendo poesia, noi riscopriamo dentro di noi, lo riscopriamo, diamo voce, perché i poeti questo fanno, riescono a dar voce e parole a qualcosa che tutti ci portiamo dentro e sentiamo profondamente. Però questo che ci portiamo dentro e che non ha parole viene scoperto nella poesia e quindi ci educa alla paura come alla gioia, all'amore come alla delusione, alla sconfitta come alla vittoria. Tutto questo nella poesia c'è. E direi che in un mondo di oggi in cui si tende piuttosto a raffreddare tutto in nome di una finanza che si schiaccia, di una violenza che sta prevaricando, ebbene questa mi pare una straordinaria opera da compiersi, che si compia da parte di un gruppo di singoli. Questo non importa, no? Non siamo per la quantità ma per la qualità, questo Livio lo sapete. Non posso dire altro, mi pare che consumarsi in carcere significa il contrario di quello che sto dicendo. Quindi viva la poesia, la musica, il disegno, viva soprattutto la scuola, in quanto educhiamo i bambini alla vita, a scoprire dentro se stessi la conoscenza di sé e del mondo. Se tutto questo accade o partecipiamo a questo, o giochiamo a questo, mi pare straordinario. Grazie. Debba parlare troppo, perché la musica non ha bisogno né di parole né di spiegazioni né di niente, la musica dovrebbe arrivare direttamente all'anima, però per fare questo in realtà ci vuole un grande artigianato, perché la musica è fondamentalmente matematica, fondamentalmente disciplina, studio quotidiano, è un'arte un po'... è un'arte dinamica, quindi è un'arte statica, è diversa dalle altre arti, però è un'arte che deve arrivare senza bisogno di spiegazioni, questa è la mia opinione. Io ringrazio tantissimo mia madre perché mi ha fatto conoscere delle persone straordinarie, come per esempio Elio e tanti altri, molti di voi sono qui, e mi ha messo alla prova con un lavoro che non era certamente il mio, perché come molti di voi sanno io sono una musicista pratica, un artigiano della musica, quindi sono abituata a parlare ed operare con uno strumento musicale in mano, e questo lavoro per me è stato veramente nuovo e bellissimo, perché mi ha dato la possibilità di mettere la musica a servizio della poesia e dell'arte, con un percorso che mi obbligava a pensare più che a fare, insomma. Per cui per me è stato un lavoro molto, molto lungo, perché ho dovuto guardare le immagini tante e tante volte, leggere le poesie di Aelio, di Chiole o di tanti altri, e cercare di immaginarmi quale tipo di musica fosse più adatta. Non so dirvi neanche io bene qual è stato il mio percorso mentale, ma è stato semplicemente leggere, rileggere, pensare, interiorizzare tutto questo, e poi quasi da sole sono venute le scelte musicali. Io non credo che devo aggiungere molto. Se avete delle domande da farmi dopo aver visto il video, sarò felicissima di rispondervi. Vi posso solo dire che la musica senza la matematica non si legge, e per me molte di queste immagini che ho visto sono state delle immagini quasi matematiche. Questo mi ha fatto collegarle alla musica barocca, che è la musica che più di tante altre si legge su dei rapporti matematici, un po' come il Partenone. Quindi questo è stato il mio percorso. Non sono molto brava a parlare, per cui credo che sia meglio guardare questo bellissimo video e questi lavori di mia madre, che ringrazio tantissimo di cuore, e alla quale credo vada un applauso speciale, perché è una donna che si avvicina ai 90 con questa
forza, di questa tenacia, beh, insomma, penso che merita un grande applauso. Per l'autrice delle parole che sta lì ma che lo mediterà dopo, io le chiesto di fare. Grazie a voi che siete tutti in giro e grazie a Lidia che le ha veramente utilizzate al meglio queste parole.